Scoppia la polemica social. La modella e showgirl argentina continua a dividere l'opinione pubblica. C'è chi la ama e chi non perde occasione per remarle contro. Di recente la foto resa pubblica su Instagram ha fatto schierare in prima linea attenti hater pronti a cogliere ogni dettaglio pur non dargli la vinta. Tutto questo, però, di fronte all'indiscutibile fascino della splendida Argentina. Una foto senza alcun dubbio sensuale, dove Belén si è mostrata in un nuovo look. Primo piano e occhi chiusi, frangetta e capelli mossi, la sorella Rodriguez incanta ma attira anche una pioggia di commenti da parte degli hater sempre pronti a cogliere il più piccolo dettaglio. La didascalia alla foto recita una frase significativa che la modella dedica ai suoi più affezionati fan. Tu brilla sempre, promemoria, non c'è nessuno come voi, siete unici. Con queste parole la splendida 36enne ringrazia quanti continuano a sostenerla sia nella carriera professionale che privata. Eppure l'effetto non è del tutto quello sperato, perché nonostante i numerosi complimenti ricevuti, Belén è messa sotto attacco. Nonostante la camicia bianca avvitata da cui fa capolino la profonda scollatura, gli hater hanno colpito e affondato. Appunto l'attenzione cade su un dettaglio, impropriamente detto tale, perché di fatto non può che catturare lo sguardo di tutti, le labbra carnose della Rodriguez. Uno scatto senza dubbio sensuale ma che porta ad alcune considerazioni da parte di alcuni utenti, sì però basta gonfiare le labbra. In questa foto sembrano canotti. E non poteva mancare la pronta risposta di chi ha preso le difese della bella in dolce attesa. Continua a leggere dopo le foto e il post. Le labbra con la gravidanza tendono a gonfiarsi. Capre. I filler NN si possono fare in gravidanza. Caprie, risponde un utente, e ancora le labbra si gonfiano da sole in gravidanza, è vietato fare i filler tra l'altro. Ma qualcuno resta ancora dubbioso, in gravidanza si gonfiano un minimo non così. E basta guardare le storie di oggi, senza trucco è totalmente diversa, e ancora, per me è tutta colpa di Photoshop. Pubblicato il 9 aprile 2021 alle ore 15:26. Ultima modifica il 9 aprile 2021 alle ore 15:26.